Alberto Edoardo Materiali Ferrosi, il più grande magazzino nel Triveneto per disponibilità di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi e profilati. Servizio di taglio e trasporto, con consegne puntuali e veloci in tutto il Veneto. Dal 1933, Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala, Venezia. BeatoSRL.it. Sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù, c'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation. Gentili telespettatori di Prima Free di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia. Non so, oggi a chi dedicare la mia apertura, se dedicarla a Benjamin Netanyahu oppure a Abubakar Soumaoro, due personaggi strani, darei loro il premio Nobel al signor Netanyahu, il premio della crudeltà e al signorino ivoriano Soumaoro il premio come migliore attore dell'anno. Cosa ne dite voi? Però dai, anche come spessore, perché sarà un crudele, ma è il leader di Israele. E quando tu parli di Israele, quando tu parli degli ebrei, devi metterti sugli attenti e devi stare attento a quello che dici, perché altrimenti puoi fare una brutta fine. Regia, vai con Netanyahu. Questa è la foto, vedete? Il signor Benjamin Netanyahu, egregio signor Netanyahu, non sarebbe ora di finiamola anche con voi israeliani? State massacrando una popolazione civile. Capisco la vostra reazione, attenzione, anch'io mi sono scagliato contro quei tagliagole, quegli assassini, vedendo certe scene, ma adesso basta, la dovete finire. È ora di finiamola. Il bello che è una lotta impari. Loro hanno uno degli eserciti più forniti del mondo. Hanno fatto una figura di cacca il famoso sabato 7 ottobre. Sono stati colti di sorpresa. Ma il grave è che sono aiutati in questa operazione di sterminio dalla NATO, e c'è anche l'Italia in mezzo. Ecco perché io inorridisco. La prego, signor Netanyahu, ponga fine a questo scempio. State ammazzando migliaia di innocenti che non c'entrano nulla con Hamas. Sono dei civili palestinesi, e mi sembra strano che lei non raccolga neanche l'invito del signor Biden, un altro che ve lo raccomando, ma tanto ve lo raccomando, il presidente degli Stati Uniti d'America, quello che fa fatica anche a camminare.
quello che spesso inciampa quando sale e quando scende dalla scaletta degli aerei. Insomma, avete capito a chi mi riferisco? Anche l'altro giorno Biden ha chiamato Netanyahu e ha detto: calmati, calmati, niente da fare. Si sente un padre eterno. E sapete perché? Netanyahu sa che Biden è legato agli ebrei in America, è condizionato dalla potenza economica degli ebrei. Ma secondo me la comunità internazionale, dov'è l'ONU, sto caravanserraglio dove non si capisce niente, fanno la bella vita quelli dell'ONU, profumatamente pagati, alloggiati nelle loro suite, pranzi luculliani, vita notturna, capisci a me? Ma sono dell'ONU e non fanno niente per intervenire. Qui ci dovrebbe essere un ordine perentorio da dare ad Israele a dire: basta, hai fatto troppi danni, hai ammazzato migliaia e migliaia di civili, bambini, donne, anziani, che non c'entrano nulla, muoiono sotto le bombe israeliane. Ecco perché io sono stufo e parlo di una vera e propria aggressione di Israele. Mi auguro che qualcuno riferisca a quel signorino che avete visto prima, cui ho dedicato la mia apertura, Benjamin Netanyahu. Non c'è giustizia in questo mondo. Vincono sempre i più forti contro i deboli. Attenzione, io non ho nulla a che spartire con i palestinesi, e chi conosce la mia storia sa, io prendo le distanze da quella gente. Però di fronte a questa carneficina mi ribello. Devo dire qualcosa alla comunità internazionale affinché intervenga. Bene, adesso passo a parlare con il signor Abubakar Soumahoro. Bravo, bravo! Io gli darei il premio Nobel per la trasformazione, per la falsità, per la recita, ecco. Devo parlare con il re di Svezia, devo raccomandare Soumahoro affinché gli consegnino il premio Nobel per la recitazione. Che faccia tosta, viene dalla Costa d'Avorio, senza arte, senza parte, viene in Italia, si guarda attorno, capisce com'è l'andazzo e ne approfitta, sfrutta i suoi connazionali. E il colmo, che riesce ad entrare in Parlamento, uno sconosciuto, un carneade, è un parlamentare della Repubblica Italiana. Ecco perché io mi lamento, ed è colpa anche dei sinistri, perché se non era per Fratoianni e quell'altro signorino, là, non mi viene neanche il nome, l'hanno presentato logicamente in un collegio loro sicuro, dove votano tanti compagnucci, e l'hanno fatto eleggere. Il teorema Soumahoro perfetto! Non ho parole! Mi fermo una manciata di secondi, ma non ho ancora finito, perché riguardo al premio Nobel per la recitazione di Soumahoro,
devo fornirvi qualche piccolo dettaglio documentale. Devo farvi vedere con chi si accompagnava Soumahoro. È giusto che voi sappiate, a fra qualche secondo, non cambiate canale. Grazie. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Nei supermercati Alì puoi trovare ogni giorno la qualità e convenienza dei prodotti locali che con la nostra filiera corta e controllata arrivano freschi e buoni a casa tua. È il nostro impegno per rendere migliori l'ambiente, il territorio, la spesa e la vita di ogni giorno. Fino al 2 novembre non lasciarti sfuggire i prezzi al costo. Riempi il tuo carrello con prodotti convenienti e di qualità in tutti i nostri supermercati e online su alipermè.it. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Non mi dilungo a parlare dell'altra mia trasmissione, La Voce d'Italia. Vi dico solo di segnare il canale giusto per essere adeguatamente informati, canale 170.170 del digitale terrestre. L'opinione tutti i giorni alle 20.30 e alle 6 del mattino successivo in replica. La Voce d'Italia dal lunedì al venerdì 18.30 19.45. Adesso vi propongo una parte di un video, non interamente, perché è lungo, ma vi faccio vedere le parti salienti di questo assolo ivoriano. Bravo, bravo! Per questo io lo proporrò per il premio Nobel della recita al re di Svezia. Le lacrime, si è messo a piangere Soumahoro, perché ha capito l'andazzo italiano, la sensibilità degli italiani, è venuto a fare il padrone in casa nostra. Intanto vediamo questa sua recita, dai regia. Mi dite cosa vi ho fatto? È da una vita che sto lottando per i diritti delle persone. Da una vita. 20 anni per strada a lottare per dare dignità alle persone, per dare una vita alle persone. La mia vita è stata caratterizzata dalla lotta contro qualsiasi forma di sfruttamento. Voi mi volete morto. Ho sempre lottato, lottato e lotterò contro i dipendenti dei miei genitori, qualora i loro diritti non fossero rispettati. Ma figuratevi se questa regola non sarà rispettata da parte mia, anche nei confronti della mamma di mia attuale compagna. Sono stato dalla parte della dignità del lavoro. Voi mi volete distruggere, ma avete paura delle mie idee. Avete paura di chi lotta. Pensate di seppellirmi, ma non mi seppellirete. Sono giorni che non dormo. Io non lotto solo per Abubakar, non l'ho mai lottato per Abubakar, ho lottato per le persone che voi avete abbandonato. Ho lottato per le persone che voi avete abbandonato. Mia moglie attualmente è disoccupata, è iscritta all'INPS. Non possiede allo stato attuale nessuna cooperativa. Perché non parlate con lei? E quando l'ho conosciuta, lavorava già nell'ambito dell'accoglienza. Parlate con mia suocera, chiedete a lei che è proprietaria della sua cooperativa. Avete visto? Non aggiungo altro. Ecco perché io parlo di attore nato.
Volevo ricordare, per chi non mi avesse seguito nei giorni scorsi, che la moglie di Sumaoro e la suocera sono agli arresti domiciliari. Loro dovevano aiutare i loro connazionali, dovevano aiutare i migranti. Hanno fatto la cresta, lui per il momento è fuori, ma mi rifiuto di credere che non sapesse niente. Vuoi che facesse tutto la moglie, per quanto abile che sia, senza il provvidenziale determinante aiuto del consorte non avrebbe fatto niente. Intanto la moglie e la suocera sono agli arresti domiciliari e vi voglio far vedere con chi si accompagnava l'attore Sumaoro. Guardate attentamente e fate le vostre giuste riflessioni. Questo ha abbindolato perfino il Papa, si è giocato tutti, ha raggiunto il suo scopo, ma a me non la vieni a raccontare. Sumaoro, ti farei correre io, ti farei correre in Costa d'Avorio. Dai, regia. Vivevano nel lusso con i soldi dei migranti. Arrestate la moglie e la suocera di Sumaoro. I fondi dati alle loro cooperative sono stati usati a scopi privati. Il GIP, il giudice per le indagini preliminari, parla di una struttura delinquenziale a livello familiare. Qui vediamo lui e la moglie. E ancora, ve la ricordate la valorosa, la passionaria Boldrini, l'ex presidente della Camera, quando premiò la moglie di Sumaoro come miglior imprenditrice dell'anno? Chissà se le consegnerà adesso anche il premio per i domiciliari più lunghi dell'anno. E a seguire, dai regia, diamo la massima visibilità a questo personaggio, premio Nobel per la recita, sia lui con poi la moglie, la suocera, con le magliette, con la scritta «Stop al razzismo!». Qui lo vediamo con il colpevole, con quello che l'ha fatto entrare sotto le sue insegne politiche in Parlamento. E ve la ricordate? La Elly Schlein! Tutti lo corteggiavano, vero? Signorina Schlein! E a seguire, ancora con due compagnucci, il napoletano Saviano. Quando penso a Saviano mi vergogno di essere napoletano. E quest'altro giornalista di sinistra, di cui non ricordo il nome. Perfino in Vaticano si fecero ricevere da Santo Padre, lui tutto sorridente, lei ammiccando. E chiudiamo con il quadretto familiare, foto di famiglia che ritrae tutti e tre i responsabili, lui, la moglie e la suocera. Arrestate la moglie e la suocera del parlamentare Sumaoro. Il grande business dell'immigrazione ha trovato il filone giusto. Questa è l'unica verità dei fatti. Altro che fare gli interessi della gente. Ah, e chiudiamo con, chiedo scusa regia, porta pazienza, devo chiudere con Sumaoro. Sono in vendita gli stivaloni. Ricordate la scena di Sumaoro quando si presentò fuori del Parlamento con gli stivaloni, i gambali? Ecco perché parlo di un attore. Dai regia! E dopo questa foto degli stivaloni che sono in vendita al miglior offerente, chiudo la mia opinione oggi. Povera la mia Italia, diamo ricovero agli sconosciuti e noi facciamo fatica a campare, facciamo fatica ad arrivare a fine mese e questi quattro signorini fanno quello che vogliono. Faremo una brutta fine. Grazie di cuore per la vostra cortese attenzione nei nostri confronti, un grazie ai miei sponsor e un grazie al nostro Simone per la collaborazione tecnica. Arrivederci!